e sono ancora qui, che cerco di scrivere una storia, la mia storia. Ma che cosa scriverò di me? Io, poeta mai nato. Io, essere umano che vivo di pane, illusioni e speranze, come mille altri. Io, che volevo cantare l'antico inno alla vita. Qualcuno ha fatto tacere la mia voce, ma c'è ancora in sottofondo un motivo di poche note, un ritornello struggente che esce da qualche angolo del mio animo e che è il tema musicale di tutto quello che ho dentro. Sono davvero cosmopolita e nel mio peregrinare arrivavo fin su, in alto, e guardavo giù, in basso. Il mio paesaggio, la nostra terra, in tutte le sue offuscate più nude stagioni, avvistarla, ascoltarla, vederla, sentirla, aspirarla. La verità è che ho percorso strade, ho conosciuto paesi, città. Quanta ricchezza ho ricevuto da chi ho incontrato. E da allora associo sorrisi, carezze, risate, la fatica, la tristezza, l'abbraccio. Quando potevo, tornavo nella mia terra. Mi inerpicavo nelle sue verdi colline, fin nell'antica fortezza, e da lì guardavo affascinata il mare. E dai miei occhi le barche di pescatori si trasformavano in relitti fluttuanti di velieri di sogno, forse perché ha sempre avuto un posto privilegiato nel mio cuore. Pensavo alle mie certezze, sognavo del mio avvenire, desideravo un futuro di identità, di tradizione, di verità per Nardò. Porto Selvaggio, Santa Caterina, ti trovo cambiata. Non sei più quella di una volta, azzurra e tranquilla. Ma era inevitabile che anche gli altri arrivassero pian piano a rivendicare il loro diritto di godere della tua bellezza. E le ville lussuose ti cambiano sempre più l'aspetto. E le tue poche strade sono sempre stracolme di turisti e di auto. E il tuo mare di motoscafi e di bagnanti. Una lettera in busta bianca, un mittente, un destinatario. Era il 1980, quando io e la mia famiglia tornammo nella nostra amata Nardò. Sì, potevo riassaporare l'agognato profumo di casa e riabbracciare la mia isola felice. Riassaporare quei luoghi che erano parte vitale di me, immergermi ancora tra la mia gente. E nei giorni del mio tempo, che non bastava mai, quasi senza pensarci, mi ritrovai a camminare per una strada, una di quelle spoglie e prive di segnaletica. L'obiettivo non era fermarmi su quel percorso, ma custodirne la verità. Preservare la giustizia, vivere fino in fondo all'anima il servizio agli altri, ad ogni costo. Percorrendola, spesso venivo catturata da un'intrinseca voglia di incuniarmi in ogni dove. Ogni millimetro poteva nascondere un incommisurabile cosmo. E io la catturavo. Nelle tele da dipingere, nei racconti da svelare, nella poesia che la mia terra mi sussurrava affinché io la raccontassi ai suoi figli. Più percorrevo quella strada, più sentivo che la superficialità era nuda, non mi saziava. In tanti hanno lavorato senza sosta per la tutela e la difesa di Porto Selvaggio, perché ne fossero preservate la flora e la fauna, perché le generazioni a venire potessero esserne ancora e sempre incantate. Anch'io, accanto a loro, ho lottato contro il miope egoismo umano per questo angolo di mondo, indomito alle intemperie quanto fragile alle aggressioni del genere umano. Perché? Per amore. Sentivo di preservarne intatta la magnifica e ineffabile bellezza dal rischio di speculazioni selvagge e lottizzazioni cementizie. Quante volte ho sentito dire: chi te lo fa fare? Perché continui? Ma non esiste più il bianco e il nero, no, ma una lassù e una laggiù. Non hanno capito, alcuni continuano a non voler capire. Non mi sono lasciata ingannare da quanti vogliono farvi credere che ci si possa sentire immuni al cancro della illegalità. Sentivo di essere un personaggio scomodo, molto scomodo. Qualcuno ha minacciato e la minaccia si è realizzata. La notte del 31 marzo 1984, dopo un consiglio comunale, mi hanno raggiunta 3 colpi di pistola. Hanno fermato il mio cuore, ma non la mia passione per la politica.
L'amore per le mie bimbe e per il mio sposo, la repulsione per ogni compromesso, quella ripugnanza che deve appartenere a tutti, il testimone di una vita che qualcuno credeva di ridurre al silenzio, quel grilletto d'una pistola. Don Ciotti non sbaglia. È la violenza che rende orfani o vedovi, che distrugge parentele e assieme rischia di uccidere l'idea e la voglia di un futuro. Non mi definirei un poeta, ma una donna, madre, sposa, insegnante, assessore alle finanze prima, alla cultura e istruzione poi, segretario del Partito Repubblicano di Nardò, vittima di mafia. Brucia l'eretica, bruciala, ci sono abituata. Basta che apra bocca perché mi aggrediscano con gli articoloni, titoloni, addirittura i comunicati di redazione. Anche se esprimo un faceto commento sullo sputo di un calciatore. È una moda, ormai. Ho agito come un tarlo nella storia, ho scritto per libertà e disobbedienza. Ho avuto sempre rapporti dolorosi con il giornalismo. Fogli di carta e tasti della mia lettera 22. Retaggi di un mondo pre-computer che non avrei mai potuto abbandonare, al pari del tabacco. Cruda e nobile nei miei siparietti umoristico-morali. Ammaliante e brutale. Ma sono stata educata bene io. Non come gli ipocriti che fanno i moralisti da una parte e basta. Avevo 14 o 15 anni quando in via Ponte alle Mosse a Firenze vidi mia madre picchiare una mascalzona che maltrattava i prigionieri tedeschi. Prigionieri incatenati e ammassati su un camion aperto. Vi sono casi in cui chiedere scusa non è un atto doveroso e civile, coraggioso ed elegante, bensì un gesto indebito e servile, pusillanime ed inelegante. L'abitudine genera rassegnazione, la rassegnazione genera apatia, l'apatia genera inerzia, l'inerzia genera indifferenza e oltre a impedire il giudizio morale, l'indifferenza soffoca l'istinto di autodifesa, cioè l'istinto che induce a battersi. Mi chiedete quale sia l'idea su cui non ho mai cambiato idea o non cambierò mai idea? La libertà, ovvio. Non la libertà intesa come licenza, sfrenatezza, prepotenza, egoismo. Cioè la libertà che si inebria di se stessa, che si abbandona agli eccessi, che toglie la libertà agli altri. La libertà ragionata, intendo dire. No, non piango bagnato io. Ma senza lacrime in questi ultimi mesi ho pianto fino a restare disidratata. Avevo un dolore tremendo ai polmoni e alla trachea e all'esofago, dove l'alieno si è fatto il nido. Così non potevo neppure scendere dal letto. Potevo spingere i denti e basta. Poi i processi in Francia, le accuse di razzismo religioso, di istigazione all'odio, di xenofobia. Poi le stronzate dei No Global che volevano entrare nel centro storico di Firenze e sfregiare i monumenti, sicché venni in Italia per tentare di impedirglielo. Poi la guerra in Iraq, dove stavo per andare e non andai perché non si può salire sui carri armati o correre sotto le mitragliate con un corpo che non ti obbedisce. Poi mi accorsi, sì, che l'alieno s'era svegliato. Scrivevo e tossivo, una tossaccia secca, cattiva e simile a quella che in pochi mesi si era portata via mio padre con un cancro ai polmoni. Ma anziché correre a Boston o cercarmi un medico a New York, continuai a lavorare. Se ci vado e mi conferma che si è svegliato, conclusi, mi opera. E se mi opera, interrompo la gravidanza e abortisco il libro. Il mio cervello è migliorato come un buon vino rosso. Ha intensificato il suo sapore, assorbito l'energia che il resto del corpo ha perduto. Non che sia scandalosamente vecchia, intendiamoci. Sulla faccenda ci gioco un po'. È la mia civetteria. Ma l'alieno mi consuma. A volte non mi reggo in piedi. E quando non mi reggo in piedi ragiono meglio, lavoro meglio. È come se la forza delle mie gambe, delle mie braccia, dei miei polmoni si fosse trasferita nella mia testa. E questo mi consola a tal punto che non mi dico mai vorrei tornare indietro, ricominciare da capo. Tutt'al più, sapendo che non durerò molto, esclamo: proprio ora, Dio, che spreco! La morte è uno spreco! Al posto della paura, io sento una specie di dispiacere che offusca persino il mio senso dell'umorismo. Mi dispiace morire, sì. E non dimentico mai ciò che Anna Magnani mi disse tanti anni fa.
Oriana mia, non è giusto morire, visto che siamo nati. Morirò come Emily Bronte. Lei morì in piedi, sbucciando le patate. E invece di cadere, restò ritta come un cipresso. Come un sabba pieno di diavoli, di streghe, di fantasmi che ballavano orgiasticamente dentro la pioggia e ballando mi pugnalavano al cuore. Ricordino gli immemori che la storia si ripete e che a non conoscerla ci si fotte. Mi arrabbio, sì, sì che mi arrabbio.